tutti e benvenuti a questo incontro pubblico organizzato da Uno Editori in collaborazione con i siti web Luoghi Misteriosi e Estremamente. Si tratta di un dibattito pubblico incentrato sulla Bibbia. Esattamente il tema di oggi è: cosa dice davvero la Bibbia? Domande agli esperti per confrontare le conoscenze su Antico e Nuovo Testamento. Tutti noi, almeno una volta, penso, abbiamo aperto e letto questo testo che è sacro per i cristiani e per gli ebrei. È molto probabile che sia il libro più diffuso al mondo in assoluto ed è anche possibile che quasi in ogni casa italiana ci sia una copia di questo testo così importante per tutti noi, perché sulle testimonianze, sulle rivelazioni contenute in questo libro Antico, Nuovo Testamento, si fondano sicuramente il nostro passato, la nostra storia, ma anche molto del nostro presente, molti dei valori condivisi anche oggi. Quindi è un argomento sicuramente molto di attualità ed è ancora più attuale alla luce di recenti interpretazioni veicolate da libri, da pagine web, da trasmissioni, che sembrano sgretolare tutte quante le nostre certezze in merito. Ecco dunque l'esigenza di mettere a confronto diverse linee di pensiero, tutte molto autorevoli, per cercarne di capire di più. Quindi ospiti oggi, i relatori oggi sono uomini di fede, teologi, esegeti, esperti di storia e di religione, che esporranno il loro punto di vista, le loro opinioni, tutte assolutamente da rispettare. Questo è un punto fondamentale. Oggi non ci sono scese in campo, non ci sono teorie o partiti da difendere, ci sono idee da ascoltare e da rispettare tutte, nel rispetto di tutte le sensibilità di ogni singolo individuo. Quindi inizio appunto col presentarvi in maniera molto succinta, perché se dovessi dirvi tutti i curricula dei presenti perderemo forse delle ore, ma in maniera molto succinta vi presento i nostri relatori e seguo un mero ordine alfabetico. Quindi parto da Monsignor Avondios, a secolo Dimitri Bica, nato in Romania da una famiglia molto religiosa di fede ortodossa. Nel 2000 è stato ordinato sacerdote dell'attuale metropolita di Transilvania. È in Italia dal 2006 e ha ottenuto lo status di rifugiato per motivi umanitari. È diventato vescovo nel 2009 e attualmente è arcivescovo della Chiesa Ortodossa di San Nicola di Milano, una chiesa che occupa l'antico storico lazzaretto di Milano in via San Gregorio ed è famosa anche per l'icona della Madonnina che piangerebbe lacrime. Il secondo relatore che vi presento è Mauro Biglino, realizzatore di prodotti multimediali di carattere storico, culturale e didattico per importanti case editrici e riviste, è soprattutto, ora lo conosciamo, come studioso di storia delle religioni e traduttore di ebraico antico per conto delle edizioni San Paolo, collaborazione che si è conclusa quando ha iniziato la sua carriera di scrittore, in cui ha portato alla luce le sue personali scoperte fatte in questi 30 anni di analisi dei testi sacri. Tra i suoi libri più noti possiamo citare Il Dio alieno della Bibbia e La Bibbia non parla di Dio. Da oltre 10 anni si occupa anche di massoneria. Vi presento ora Ariel Di Porto. Ha conseguito il titolo di rabbino presso il Collegio Rabbinico Italiano e la laurea in filosofia presso l'Università La Sapienza, occupandosi delle dottrine non scritte nel pensiero di Platone. Ha svolto per vari anni l'attività di Shazan, si dice così, Shazan, che è il cantore in sinagoga, abbinandola all'insegnamento presso il Liceo Levi e il Collegio Rabbinico e con la collaborazione con l'Ufficio Rabbinico di Roma. È coautore di un libro di introduzione all'ebraismo e di un testo sulle regole ebraiche di lutto. Dal 2014 è rabbino capo della comunità ebraica di Torino. Abbiamo con noi anche Daniele Garrone, è un biblista e pastore protestante italiano valdese, è uno dei maggiori esperti dell'Antico Testamento in Italia. Dal 1988 è docente ordinario di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ha fatto parte del gruppo di traduttori dell'Antico Testamento in lingua corrente interconfessionale. Il suo approccio alle scritture è di tipo storico-critico. Attualmente è impegnato in un progetto di nuova traduzione della Bibbia, dei Salmi in particolare. E concludo con Don Hermis Sagat.
sacerdote dal 1962, laureato in letteratura tedesca, in storia del cristianesimo, materia che insegna insieme a teologie extraeuropee presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione parallela di Torino. Si interessa dunque anche di nuove teologie. È stato referente fino al 2012 dell'Arcidiocesi di Torino per l'Università e la Cultura. Dall'anno accademico 2014-2015 è insegnante di questioni di teologia morale e pratica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi i nostri relatori, ora vi illustro in maniera molto rapida le regole d'ingaggio, diciamo così, quindi come procederemo in questa prima parte della giornata. Rivolgerò 4 domande ai nostri ospiti, alle quali siete pregati di rispondere ognuno in massimo 5 minuti. Sarò io stessa a dirvi mancano 30 secondi per darvi tempo di concludere il vostro ragionamento prima che il tempo appunto termini. Quindi chiedo cortesemente a tutti voi di rispettare questo limite di tempo. Il primo a partire ogni volta sarà Mauro Biglino, poi seguiremo l'ordine in cui siete appunto seduti. Allora possiamo partire con la prima domanda. Chiedo a tutti quanti voi, come sapete con certezza, quindi non si parla di ipotesi, di supposizioni o di atti di fede, ma come sapete con certezza dell'esistenza di Dio? Cosa sapete su Dio e quali sono le fonti di queste vostre conoscenze? Prego. Allora, per me la risposta è semplicissima, nel senso che io di Dio non so assolutamente nulla. Evito anche accuratamente di elaborare idee su Dio. Io ho letto moltissimo su Dio, ho 66 anni, quindi ho avuto tempo dal liceo di leggere moltissimo su Dio. Devo dire che non ho mai trovato, nei vari testi che ho letto, insomma, diverse migliaia di pagine, la certezza della conoscenza di Dio. Ho trovato molte idee su Dio, ho trovato molte ipotesi su Dio, ho trovato molte elaborazioni su Dio, ma non ho trovato nessuno che, come dire, possedesse la conoscenza, la sapienza in relazione a Dio. Poi, perché anch'io ho commesso l'errore di tutti, ho letto prima i libri sulla Bibbia e poi dopo ho letto la Bibbia, invece bisognerebbe fare il contrario. Poi ho letto la Bibbia, parliamo per adesso dell'Antico Testamento, e devo dire che lì Dio proprio non l'ho trovato. Nel senso che addirittura ho trovato l'esatto opposto di ciò che avevo sempre letto su Dio. Ho trovato che l'Antico Testamento narra di un individuo che le cui caratteristiche non corrispondono per nulla a ciò che avevo sempre letto su Dio, diciamo almeno così qui in Occidente. Sarà forse questo anche il motivo per il quale probabilmente, e qui prendetela come sensazione mia, quindi poi buttatela via ovviamente perché le mie sensazioni non contano assolutamente nulla, ve la do come sensazione perché non posso citare la fonte, ma sarà forse questo il motivo, cioè diciamo l'assenza di Dio, di questo Dio, del Dio platonico e neoplatonico nell'Antico Testamento, il motivo per il quale probabilmente la Chiesa romana si accinge ad abbandonare definitivamente l'Antico Testamento, che diventerà, in qual caso, qualora e quando questo avvenisse, tornerà a essere ciò che era in origine, cioè un insieme di libri che un popolo, gli Israeliti, ha scritto per tenere memoria di un patto di alleanza che ha fatto con l'Elohim, qualunque cosa voglia dire, con l'Elohim di nome Yahweh, insomma, a seconda di come viene variamente vocalizzato, e quindi questo era un patto di alleanza che riguardava loro e non l'umanità. Quindi nel qual caso, appunto qualora questo avvenisse, l'Antico Testamento tornerà a essere ciò che era in origine. Quindi in sostanza non ho trovato certezze e conoscenze su Dio nei testi di teologia, non ho trovato notizie su Dio, e quando dico Dio ovviamente intendo il Dio che mi è stato presentato, quello che conosciamo noi qui in Occidente, non l'ho trovato nell'Antico Testamento. Ed è per questo che io di Dio non so nulla, perché evito accuratamente di elaborare ogni mia idea personale su Dio. La domanda che si pone è una domanda che nell'ebraismo è abbastanza recente in realtà. L'interesse sui principi fondamentali dell'ebraismo, sui principi di fede, è una domanda che è considerata
l'antichità della tradizione ebraica è abbastanza recente, cioè sia nel testo stesso della Bibbia, sia all'interno delle prime elaborazioni dei rabbini, in realtà su questa domanda non troviamo molto. Questa domanda si affaccia nella storia della religione ebraica abbastanza recentemente ed è affrontata nei testi fondamentali della filosofia ebraica medievale, cioè da Maimonide, in particolare nell'introduzione al decimo capitolo del Trattato di Sanedrin, nel suo commento alla Mishnah, che è uno dei testi fondamentali della tradizione orale ebraica, il Sefer Emunot Vedeot, appunto il libro delle varie credenze dell'ebraismo di Rabbi Saadia Gaon, il Kusari di Rabbi Yehuda Halevi, l'Emunah Ramah, la fede esaltata di Avram Ben Daoud, l'Or Hashem di Kasdai Kreskas e il libro dei principi di Yosef Albo. Quindi all'interno dei principali testi di filosofia ebraica medievale. E questo deriva dalla necessità di una dogmatizzazione all'interno dell'ebraismo e questo deriva dai rapporti che il mondo ebraico ha avuto con quello cristiano e con quello arabo. Questa domanda nella tradizione ebraica, almeno inizialmente, non esiste. Dobbiamo ricordare che già nel Pentateuco, nell'Esodo, Mosè chiede di vedere il Signore, che gli risponde che un uomo non potrebbe vederlo e vivere, chi lo irani Adam Bahai. Per questo esistono delle dottrine che sorgono appunto nel Medioevo, secondo le quali non si può sapere alcunché della divinità e quindi teologicamente si può parlare della divinità e riferirsi ad essa solamente in termini negativi, non avendo in quanto esseri umani un termine di paragone per definirla. Ma è possibile, dicono questi filosofi, conoscerla e divenire consapevoli della sua esistenza per via delle sue manifestazioni ed opere, cioè vale a dire attraverso questo mondo, come è architettato, attraverso ciò che avviene all'interno di questo mondo. Tant'è che nello stesso brano dell'Esodo Dio rivela a Mosè i 13 attributi di misericordia. Non è possibile, pertanto, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Lo stesso Abramo, che ebbe l'intuizione monoteistica, ebbe questa intuizione attraverso l'investigazione della natura, secondo la nostra tradizione, cioè ha visto il mondo e ha ritenuto che non fosse possibile che non vi fosse un architetto del mondo. Yehuda Halevi, altro filosofo medievale, nel Kusari, rispondendo a questa domanda posta dal re dei Casari, si tratta di una finzione, sulla nostra fede disse che noi crediamo al Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci ha dato la Torah, eventi dei quali siamo stati testimoni, ma si vede bene invece dal dire che noi crediamo nel Signore che ha creato il mondo, perché sebbene tutti quanti, almeno gli ebrei, siamo convinti di questo fatto, nessuno vi ha assistito. Il Sefer HaKinuch, che è un testo che raccoglie i vari precetti della Bibbia, ritiene che questa credenza non abbia bisogno di spiegazioni ulteriori, perché è uno dei fondamenti della religione. Questo, il fatto che Dio ci sia, chi non vi crede nega uno dei principi fondamentali e non fa parte del popolo di Israele. Quindi 30 secondi. Il credere in Dio sarebbe un assioma. Maimonide pone 13 principi fondamentali della fede, svariati di essi si riferiscono alla divinità, che ha creato tutti gli esseri ed esercita la sua provvidenza. È unica, eterna, incorporea, la sola degna di ricevere preghiere, che ha scelto dei profeti, il principale dei quali è Mosè, per mezzo del quale ha dato la Torah di Israele. E crediamo che la Torah che abbiamo sia esattamente quella che gli è stata data e che non possa essere modificata. Oggi noi viviamo in un mondo della tecnologia, un mondo della scienza, dove l'uomo si pone tante problematiche sull'esistenza di questo essere che cammina sulla terra e che tinge dalla sua esistenza attraverso le esperienze e delle conoscenze dell'universo. Tante volte abbiamo visto e vediamo in televisione
la necessità dell'uomo contemporaneo di trovare al di là della terra, nel mondo invisibile, come lo chiamiamo noi, soprattutto nella tradizione ortodossa, Dio dei nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, perché questa è la tradizione, diciamo, del cristianesimo, Dio delle cose visibili e invisibili. E dunque l'uomo, nella sua necessità e la sua ricerca totale di qualcosa più grande di lui e di quello che l'ha creato, alla fine l'ha messo in questo giardino Eden, come dice anche Mario Bilino parlando del Eden, del giardino recinto, nella sua ricerca di trovare questa esperienza e chi l'ha creato, va sempre sulle stelle a trovare al di là della conoscenza terrestre, al di là di quello che noi abbiamo ricevuto attraverso la storia, se esiste un Dio che ha creato l'universo e tutto quello che noi sappiamo e non sappiamo. E dunque la domanda messa a noi nella domanda se noi sappiamo qualcosa di Dio, e come diceva Mauro, io personalmente, tutti noi che siamo radunati qui, non possiamo conoscere nulla di Dio se non attraverso quel libro che tante volte è chiamato fantascienza, che si chiama la Bibbia. E se noi guardiamo, se noi guardiamo l'esperienza e soprattutto vedere Dio nella Bibbia, e questo è il problema che io mi pongo. Mauro, che è un esperto e sa benissimo e ha fatto la traduzione della Bibbia, dice che non ha scoperto che la Bibbia parlava di Dio, invece nell'Antico Testamento, e abbiamo anche l'esperto ebraico e poi un altro al mio fianco, e anche lui, Mauro, che è un esperto nella traduzione, si parla di Dio, di Yahweh, Yahweh, si parla dell'Elohim. Io sto spiegando che dal mio punto di vista di teologo ortodosso e di cristiano, io ho trovato l'esistenza di Dio, del nostro Dio Yahweh, che lo chiamiamo Dio, in tanti passi. E voglio ricordare il capitolo 43 della profezia di Isaia, versetto 10, che parla proprio di questo, parla di Dio. Uno degli esempi. Quanti di voi siete stati a Qumran? Io sono stato qualche giorno fa a Qumran. In questo luogo sono state trovate delle pergamene, con delle traduzioni, il libro integrale di Isaia, con tutti i libri della Torah e del Vecchio Testamento, a parte il libro di Estera. Il libro di Estera non c'è. Era tradotto, erano questi manoscritti lì. Poi c'era un commenti e una esegesi di questa seta attraverso la loro esperienza su tutti i testi della Bibbia e della conoscenza di Dio, in quanto loro si definivano figli della luce. 30 secondi. E dunque io credo e sono convinto che questo Dio che si trova nell'Antico Testamento, il Dio dei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, è il Dio che si è mostrato anche oggi e si mostra tuttora e si è mostrato anche nel Nuovo Testamento, ed è colui che muove ogni cosa sulla terra. E io credo, perché altrimenti non potrei essere qui, che Dio esiste, e non soltanto come forma, diciamo, aliena o nelle forme, diciamo, come diceva lei, uno di quelli Elohim, ma io credo che il Dio di Israele è uno e rimane così, come dice anche lui: prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo né sarà un altro. Allora, telegraficamente rispondo anche a questa prima domanda. Io preferirei parlare di cose ebraiche, ma non mi sottraggo al compito. Io qui sono come protestante, e quindi rispondo alla prima domanda in due tornate. La prima ve la dico come si sarebbe detta nel XVI secolo, dove stiamo per celebrare il 500° delle riforme protestanti. La grande rivoluzione di Martin Lutero e dei molti che l'hanno seguito in Europa non fu
la polemica sulle indulgenze non fu il rifiuto del papato, eccetera, eccetera, ma fu questa semplice idea opposta alla grande univoca tradizione cristiana fino a quel momento, cioè che noi non abbiamo nulla da dire di Dio e su Dio se non quello che Dio dice a noi. Cioè non si arriva a Dio ripercorrendo indietro l'essere, cioè con un approccio filosofico. Non ci rivela Dio la tradizione della Chiesa, c'è Dio soltanto quando Dio ci apostrofa. E la fede e la teologia non sono altro che ascoltare l'apostrofe di Dio e ripeterla con le nostre parole. Punto e a capo. Diciamo, il tono che vedete è il mio tentativo, diciamo, di dar voce a Lutero. Dove troviamo questa voce di Dio? Nelle scritture. E qui Lutero fece un'altra rivoluzione, di cui forse non si rendeva neanche conto fino in fondo. Quelle scritture, per quel che riguarda l'Antico Testamento, non le andiamo a leggere in latino o in greco, ma le andiamo a leggere in ebraico. Poi lui le ha interpretate in modo molto cristologico, ma è lui l'inventore del fatto che il discorso di Dio prima di Gesù lo devi sentire in ebraico e non in latino, anche se il latino dicesse esattamente tutte le stesse cose, ma devi andarlo a leggere in ebraico. C'era anche un po' di umanesimo. Dietro questa opzione c'è l'idea che non posso dimostrare, quindi qual è la fonte certa della conoscenza, io non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata veramente la voce di Dio. Sono passati diversi secoli, abbiamo approfondito il carattere umanissimo, datatissimo, pluralissimo di quelle scritture, Antico e Nuovo Testamento, non c'è nulla di divino in quel libro, e i miei cugini fondamentalisti che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture fanno un'idolatria della carta. Quindi è chiaro che quelle sono testimonianze, tracce, e Lutero mise l'accento sul fatto che il discorso su Dio è sempre paradossale, quindi quando leggete la Bibbia, quando trovate degli antropomorfismi, quando trovate delle torsioni, quando trovate un Dio che parla e agisce poco da Dio, pensate che forse è lì che c'è una traccia. Io oggi, e concludo, la direi personalmente così, in queste umanissime scritture, che io per certi versi con i miei colleghi scandagliamo come fa l'amico scozzese di Getro in NCIS, che taglia tutto e apre e va a vedere tutti gli strati, eccetera, eccetera, cioè facciamo anche dell'anatomopatologia, e per certi versi credo di essere molto più radicale di Biglino, eppure a me rimane la convinzione che da lì dietro, da questa umanissima storia, dove c'è anche del politeismo e ci sono tante altre cose che nessuno di noi nega, anzi le andiamo a scovare, io credo che lì mi viene, c'è un'apostrofe esterna, c'è qualcosa che non ho inventato io e che mi sorprende. L'interlocuzione con questa parola altra, antica, e che mi stupisce e certe volte mi irrita, ecco, questo è il mio girare intorno a questa roba qui, è quello che io so di Dio. Quando c'è qualcuno che ha voglia di andare a girare l'intorno con me, ben volentieri. Grazie dell'ospitalità. Peccato non poter fermarsi con questo immenso pubblico a lungo, singolarmente, invece bisogna buttare lì delle cose come se foste ciascuno di voi soltanto una massa. Comunque io mi trovo abbastanza consono con molti passaggi che mi hanno preceduto. Vorrei dire però, in modo un po' tagliente, che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe, saremmo noi. E questo in modo molto tagliente, un pensatore grande dell'Ottocento tedesco, che era anche un dichiarato non credente, fece la sommatoria della questione al suo tempo,
che era un tempo cruciale sulla domanda che avete posto in primo piano, riassumendola così. Il tutto della critica tedesca si riassume in questo, che non è, e coglieva il centro della questione da un certo punto di vista, che non è Dio che fa l'uomo, ma è l'uomo che fa Dio. Aveva accolto il punto di vista della certezza, cioè mettendosi dal punto di vista della ragione, che crede che Dio deve rendere conto alla ragione per essere Dio, mentre invece tutto il discorso biblico, al di là delle traversie che sono state accennate prima, dei travagli che hanno lì dentro, la lotta è una lotta su Dio e con Dio, la scrittura, al di là di tutto questo viene fuori questa idea che non sei tu che fai Dio, ma è Dio che fa l'uomo, che ha fatto l'uomo. Quindi qui mi discosto un tantino dalla tua posizione, proprio hai fatto molto bene a toccare il testo del Cinquecento, perché là è venuto un discrimine, che poi lungo i secoli successivi si sono poi in qualche modo, specialmente oggi, nell'epoca contemporanea, si sono in qualche modo ammorbiditi e si sono ricompresi. Ma il nodo della questione, che è la grande tradizione cristiana, quella che tu dicevi, tutta quella che precedeva, era una tradizione nella quale aveva posto, e continua a porre, almeno nella tradizione cattolica, la fiducia sulla ragione di poter non dire con certezza Dio, via questo, ma di dire qualcosa sì. Per dirla adesso con i termini che fanno parte di ciò che si chiama la teologia, poter dire, poter in qualche modo, bisognerebbe ripercorrere in modo non come ha fatto Kant, però, perché Kant ha preso le vie dell'esistenza di Dio come se fossero delle dimostrazioni con certezza razionale, mentre invece nella tradizione biblica e poi ripresa ancora da alcuni pensatori del Medioevo, dire vie per l'esistenza di Dio vuol dire mettiti in quella direzione, ma non pensare di essere padrone della conclusione, ma vai in quella direzione. Ad esempio, le cose potrebbero esistere e non esistere, come mai esistono? E dai, mettiti in quella direzione e vai nella direzione per porre seriamente la questione di Dio, non per porre Dio, ma per porre la ricerca, il problema, la testa nella direzione giusta. Oppure, tu vedi che c'è qualcosa che ti fa dire che è buono, che è bello, qualcosa, tu percepisci questo, ma da dove viene questo? Mettiti in quella direzione e hai un'indicazione di percorso, un tracciato, quello che nelle grandi tradizioni spirituali dell'Oriente si dice con una parola bellissima, il Tao, cioè tu mettiti in cammino. Così ad esempio ci vuole tanta intelligenza per comprendere il mondo a questo punto in cui siamo noi, chissà quando ce ne vorrà, in quel che scopriremo in seguito, tanta intelligenza ci vuole e niente prima. Tanta intelligenza per comprendere il mondo adesso e niente prima, niente alla radice. Queste cose non ti fanno dire però, Dio è questo. No, Dio non è fatto dall'uomo, neanche dall'intelligenza dell'uomo. Ma l'intelligenza dell'uomo, e qui si discosta dalla tradizione cattolica, dalla tradizione protestante, l'intelligenza può dire qualcosa di Dio. Non è un equivoco il rapporto tra la realtà che noi guardiamo, che cerchiamo di comprendere, e quel che noi chiamiamo Dio. C'è un rapporto di analogia. Un'ultimissima cosa vorrei dire. Un altro dei concetti fondamentali che la tradizione biblica, qui mi insinuo rapidamente senza andare oltre. 30 secondi. Grazie. Che si apre è che Dio comunque, anche nel porre la questione di Dio, è sempre colui che precede. È colui che anticipa. Cioè, anche in tutta la Bibbia che si dice parola di Dio, eccetera, Dio è colui che precede, colui che pone l'iniziativa, colui che fa sì che si ponga il problema. Una delle vie per porre la questione di Dio in modo ragionevole, tra virgolette, è quella di dire appunto che già solo mettersi in domanda è possibile soltanto perché lui l'ha resa possibile. Altrimenti da solo il caos non avrebbe creato alcuna domanda, alcuna ricerca, alcun senso, alcuna via. Mi fermerei qua. Grazie. Grazie. Siamo alla seconda domanda, sempre con lo stesso ordine. La domanda è: la Bibbia va letta in modo letterale oppure metaforico? E come fa un credente a distinguere i passi da intendere in modo letterale da quelli che invece dovrebbero essere letti in chiave allegorica?
Allora sì, questo è in effetti un grande problema, nel senso che io ho scelto ho fatto una scelta metodologica che dichiaro da quando appunto ho iniziato, diciamo, a raccontare quel che mi pare di leggere in quel testo. E la mia scelta dichiarata, palese, è: faccio finta che quando gli autori biblici scrivevano una cosa volessero scrivere quella. Faccio finta perché ovviamente non ne sono certo, io non ho nessuna certezza, come sanno bene quelli che hanno sentito un po' di mie conferenze. Quindi io faccio finta che, per vedere che cosa ne scaturisce, che cosa ne viene fuori. In questi anni devo dire che mi è stato detto un sacco di volte, qualche volta in modo un pochettino elegante, qualche volta un po' meno, ma va bene, fa parte del gioco, io piglio sempre tutto con un sorriso, che io sono un ignorante, e questa è una profonda verità, di questo io sono assolutamente consapevole, perché non so che è palese che la Bibbia va letta in modo allegorico e metaforico. Ecco, il fatto che in tutti questi anni non c'è nessuno di quelli che mi accusava appunto di aver fatto questa scelta metodologica, che mi accusano di aver fatto questa scelta, nessuno che mi abbia però dato il criterio, ma il criterio vero, il criterio oggettivo per distinguere le parti che vanno lette in senso letterale da quelle che vanno lette in senso allegorico o metaforico o simbolico. E quindi, non avendo il criterio, però mi sento dire che è palese che la Bibbia va letta in modo allegorico, allora io mi ritengo libero, ad esempio, di poter dire: beh, è palese che il primo versetto della Bibbia, in principio Dio creò i cieli e la terra, è solo un'allegoria. Cioè, quel popolo, così come noi oggi per la verità, non sapeva che origine avesse l'universo e quindi ha inventato questo racconto allegorico, inventandosi un personaggio onnipotente, diciamo così, che l'ha creato, perché non era in grado di spiegare, non lo siamo neanche noi, poi noi cerchiamo le vie scientifiche, allora un pochettino meno. E quindi dico, se è palese che può essere letta in modo allegorico, allora io dico è palese che il primo versetto della Bibbia è allegorico. Se non è palese, e quindi se invece è chiaro che il primo versetto della Bibbia va preso in senso letterale, perché c'è un Dio che ha creato l'universo, e ripeto, io lo sanno quelli che seguono le mie conferenze, io quando dico di Dio non so nulla, intendo dire anche che io non dico che Dio non esiste, dico che di Dio non so nulla. Quindi Dio può benissimo esistere. Io non metterò mai in discussione l'esistenza di Dio, perché non ne so nulla. Per metterla in discussione dovrei sapere, cioè dovrei avere le certezze degli atei che non ho. E quindi io dico, se invece il primo versetto della Genesi, faccio quello, ma gli esempi potrebbero essere decine, va preso in senso letterale, allora io ho bisogno, ma è un bisogno vero, di avere il criterio oggettivo, però non soggettivo. Cioè non scegliere i versetti che mi piacciono, no, sono letterali, quelli che non mi piacciono sono allegorici. Il criterio oggettivo per prendere la Bibbia, che è il libro che Dio avrebbe ispirato per parlare con noi, con ciascuno di noi, mettermi di fronte alla Bibbia e capire che cosa devo ritenere letterale e che cosa no. E quindi questo è effettivamente un problema molto grande. Io ovviamente proseguo con la mia strada del fare finta che, di cercare di capire che cosa viene fuori se la Bibbia va presa in senso letterale. Ma visto che mi viene detto sempre, appunto, tu non hai ancora capito, e può darsi, non hai ancora capito che la Bibbia va letta in senso allegorico, ecco, mi piacerebbe che quelli che mi accusano di questo mi dessero il criterio, ripeto, oggettivo. Effettivamente, il primo verso della Genesi è molto problematico, cioè se voi leggete l'interpretazione che poi è stata data di questo versetto, troverete tutto il contrario di tutto, cioè e cose che non ci possiamo aspettare, cioè ad esempio che la materia possa essere eterna, insomma, secondo l'idea aristotelica. Noi comunque molto semplicemente troviamo la radice di quello che pensiamo e quello che facciamo nella Torah stessa, nella Torah scritta, nella Torah orale ed in ciò che da essa deriva sino al giorno d'oggi. Cioè anche i maestri che ancora al giorno d'oggi producono, hanno una produzione letteraria, si rifanno alla tradizione ricevuta. Nei secoli sono stati scritti numerosissimi commentari ai libri del Tanakh. Fra questi, certamente il più famoso è il commento di Rashid di Troyes, che visse nel XI secolo. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano principalmente quindi dalla tradizione rabbinica, ai quali i commentatori si rifanno.
Ad esempio, sappiamo che le immagini che i profeti utilizzano circa la fine dei giorni non vanno intese alla lettera, ma sappiamo d'altro canto che quando ciò avverrà ne avremo inequivocabilmente la conferma. E quindi, dal nostro punto di vista, il dedicarsi eccessivamente a queste cose è sconsigliato. È importante segnalare che l'orizzonte di riferimento dei maestri di Israele è differente rispetto a quello di un cristiano, perché comprende un numero inferiore di libri che costituiscono il Tanakh, che è composto da 24 libri complessivamente. Fra questi libri il Pentateuco, la Torah, ha una dignità superiore. Tutto nella nostra dottrina è basato sulla tradizione. I maestri hanno utilizzato una serie di regole ermeneutiche per ricavare degli insegnamenti che tuttora costituiscono la base imprescindibile che regola la nostra comprensione della Torah. In generale possiamo distinguere 4 livelli differenti di lettura che sono riassunti nella sigla Vardes. Una lettura piana del testo secondo il suo senso letterale, pshat, la lettura tramite accenni, il remes, contenuti nel testo. Secondo questo tipo di lettura, per esempio, già nel testo della creazione del mondo sono accennati gli eventi che caratterizzeranno i 6 millenni successivi della storia dell'umanità. O le storie dei patriarchi anticipano quanto avverrà ai loro discendenti. Terza lettura è quella propria del Midrash, il Derash, che è l'elemento maggiormente caratterizzante della lettura ebraica delle scritture. Per esempio, si potrebbe parlare molto di questo, visto che il materiale midrashico è sterminato, numerosissimi midrashim riguardano le lettere ebraiche, il valore numerico delle varie parole, in un sistema nel quale a ciascuna lettera dell'alfabeto ebraico è assegnato un valore numerico, gematria, e da questo si possono ricavare degli insegnamenti. La lettura mistica, poi, il Sod, che trova nello Zohar, il libro dello splendore, il suo culmine. Per accedere a questo livello di lettura, non alla portata di tutti, secondo le espressioni di Maimonide, ci si deve essere riempiti la pancia con carne e vino prima di intraprenderlo. E il primo autore a trattare di questi temi fu lo spagnolo Rabbi Moshe Ben Nachman, che vive nel XIII secolo. Quello che è fondamentale però è che è indispensabile un'interpretazione, e questo distingue l'ebraismo rabbinico da molte altre letture, come quella dei Caraiti, che non intendono discostarsi dal testo. Per questo la legge del taglione, per esempio, è intesa letteralmente, secondo i Caraiti, mentre secondo l'interpretazione rabbinica questo precetto serve a istituire la pratica del risarcimento del danno procurato. Parlando delle regole del sabato, l'ebraismo è così tanto importante, del quale invece nella tradizione scritta non si parla molto, e comunque molto meno di altri argomenti, i maestri affermano che si tratta di una montagna appesa ad un capello. Le numerosissime regole relative allo Shabbat, pertanto, si ricavano solamente da questi pochi accenni presenti nel testo biblico, e quindi dal nostro punto di vista non è possibile immaginare il testo senza l'interpretazione che lo accompagna. La Bibbia va letta letteralmente o metaforico? Dipende da quale parte ci possiamo mettere. Infatti quello che diceva Mauro Bilino è molto importante, il fatto che noi dobbiamo vedere sempre i testi della Bibbia attraverso anche l'esperienza del nostro intelletto, usando le esegesi bibliche e le spiegazioni anche dal punto di vista scientifico e teologico, teologico da una parte, dal punto di vista teologico cristiano, e scientifico dal punto di vista della scienza, perché nessuno di questi che dei miei correlatori qua non possono negare l'esistenza della scienza e soprattutto l'evidenza scientifica di tanti testi e anche di quello che noi scientifica, religiosa e storica. Dunque non neghiamo la scienza e la possibilità di altre cose che noi non possiamo e non abbiamo la capacità di dimostrare. Mauro dice che dobbiamo prendere, e soprattutto la Bibbia va interpretata letteralmente, dunque Dio ha creato i cieli e la terra, dunque è dal punto di vista, qualcuno ha creato questo Dio, gli ha dato la forza onnipotente di creare il cielo e la terra e ha creato quello che noi vediamo. Però anche lo stesso Mauro, per esempio, in tante delle conferenze, vedete che io seguo Mauro Bilino, vedete? Non sono un ignorantello,
Anche Mauro tante volte fa appello all'allegorismo e la metafora. Per esempio, il serpente di Mosè lo vede come un scienziato, un medico, no? Il serpente della Genesi, lui dice che in realtà è un uomo di scienza, un scienziato che si occupa dell'ingegneria genetica. È vero o no? Vedete? Dunque, l'interpretazione, anche Mauro tante volte non la prende alla lettera, ma anche scusate la mia lingua italiana, metaforicamente. E dunque, anche coloro che contraddicono l'esistenza di Dio nella Bibbia, Yahweh, Elohim, plurale, tutto quello che vogliamo, e qui voglio fare un piccolo, sono in debito con il nostro carissimo amico di rispondere, l'ex imperatore di Roma, no? Il Cesare, era una persona unica, no? È vero, era un imperatore, no? Un uomo? O no? Erano di più Cesari, era uno, un imperatore. Quanti appellativi aveva? Pontefice Maximum, Sommo Pontefice, il Dio Sole, dunque usava il plurale. Nella nostra Chiesa Ortodossa, io quando mi firmo, per esempio, sui documenti, dico noi avondios. E mica sono tanti avondios, sono uno, e grazie a Dio che faccio già danni. E dunque, vedete, quando ci fermiamo nei documenti nostri ecclesiastici, io dico noi avondios, per la grazia di Dio vescovo di Milano o di Brescia, noi, perché noi? La regina d'Inghilterra quando si mostra al popolo dice noi abbiamo deciso, noi vogliamo. Dunque vedete come si può interpretare questo noi dal punto di vista allegorico o letterale. Dunque, dobbiamo fare distinguere. Mi piace sempre fare delle come posso dirvi, delle analogie, non tanto teologiche quanto con le cose naturali nostre. Dunque, la Bibbia va letta tante volte anche attraverso la nostra capacità intellettiva. Io non so niente di Dio. Io non ho visto Dio. Voi l'avete visto? L'avete visto? Non l'avete visto? No, perché non si può vedere ciò che non si può vedere. Non si può vedere ciò che non esiste. Non si può vedere ciò che non ha forma. Per esempio, bravo. Vedete, almeno ho fatto ridere tutta la platea. Per questo mi deve concedere un minuto. Come per esempio, noi non vediamo la corrente elettrica, perché noi vediamo il risultato della corrente elettrica. Se vogliamo sentire invece l'elettricità, mettete due chiodi in presa e vedete come la sentite bene forte e ti fanno i capelli proprio belli, ricci. Dunque, vedete, anche Dio, Dio esiste in una forma non conosciuta a noi e priva, diciamo, di visibilità all'uomo, ma si può conoscere se lo fai attraverso lo spirito, la spiritualità. Dunque ti devi mettere in condizione spirituale nell'ascolto di colui che c'è. Allora, senza dubbio, qui non ho dubbi, la Bibbia non va letta allegoricamente. Se prendiamo l'allegoria nel suo senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa e altrove, cioè che ogni singola parola, ogni particolare del testo, oltre al significato che veicola, e naturalmente noi sappiamo che per veicolare un significato ci vuole una frase, quindi tradurre parola per parola non è tradurre, ma questo è un altro discorso. Allora, ogni parola praticamente indica qualcos'altro, per esempio nella tradizione cristiana, ma non solo, lo si è fatto a tappeto, ma lo si è usato anche per trovare significati spirituali da testi che apparentemente non ne avevano nessuno. Per esempio,
così vi faccio ridere anch'io, nel Cantico dei Cantici si parla, si dice che la ragazza ha un pendaglio tra i due seni. C'è un padre della Chiesa che dice che quel pendaglio è Gesù Cristo che sta esattamente tra due montagne che sono l'Antico e il Nuovo Patto, eccetera. Allora, ci sono alcune pagine della Bibbia che sono scritte per essere lette come allegorie, ma il testo lo dice. Ma sono eccezioni rarissime. Ezechiele 17 dice, vi racconto adesso Chiddah e Mashal, un paragone, un enigma, e racconta un'impossibile storia di un'aquila che strappa la punta di un cedro, la pianta, poi diventa una vigna, poi viene un'altra aquila, ma pochi versetti dopo spiega che quelli sono dei re, è un'allegorizzazione di un evento storico. Dunque, l'allegoria è liquidata. La Bibbia va letta per quello che è scritto. Qui cominciano i problemi. Intanto bisogna stare attenti ai generi letterari, perché noi non leggiamo Anais Nin nello stesso modo in cui leggiamo il Codice Civile, non leggiamo un saggio di Umberto Eco sulla letteratura, ci accorgiamo che sono testi diversi rispetto alle poesie della eccetera. Anche nella Bibbia ci sono testi diversi, e leggere testi diversi come se fossero tutti uguali, questa è una tentazione appunto molto ecclesiastica. Siccome dovrebbe essere sempre tutta verità dall'inizio alla fine, no, ci sono delle poesie, ci sono delle proteste, ci sono dei lamenti, ci sono delle leggi, ci sono dei miti. Allora, per leggere i racconti della creazione bisogna leggerli per quello che sono scritti, ma per esempio noi oggi non li possiamo leggere se non sullo sfondo di analoghi racconti dell'antico vicino Oriente. Allora lì il problema non è se si è creato davvero in 7 giorni, eccetera. È chiaro che è un'interpretazione del mondo. Ed è un'interpretazione del mondo che a me oggi mi interpella, perché dice il risultato, questa palla su cui noi viviamo, non è un universo sacro di potenze che si scontrano, è una dimensione profana, desacralizzata, che un Dio che parla e le cose accadono ha dato in gestione agli umani. Ecco, questo è, così leggo io quel racconto. È chiaro che il serpente, con buona pace di tutta la tradizione cristiana fino al mio amico Lutero, non è Satana, e non c'è nessun protovangelo alla lettera, poi ne parleremo magari dopo. Quindi, ma noi così oggi leggiamo la Bibbia nelle facoltà di teologia. Se ho un minuto faccio un esempio di quelli che qui sono come buttare un cerino nella benzina, ma avete capito che sono uno spiritoso, quindi no. Allora, per esempio, il problema vero è questo. La mia domanda oggi è, nella Bibbia certamente la Bibbia, gli autori della Bibbia hanno voluto metaforizzare cose che prima non lo erano, e ci sono metafore nella Bibbia. Allora lì la domanda è saperle individuare con grano salis, no? Appunto, ha ragione Biglino, quando mi fa comodo o scomodo è metafora o non lo è. Io penso che quando si dice che Dio è la mia rocca sia sempre stata una metafora. Quando si parla del volto di Dio, un tempo non lo era. O quando si dice che Adonai, io non pronuncio il tetragramma per rispetto a chi non lo pronuncia, è colui che viene da Teman, colui che esce dal deserto, che fa figliare le cerve nel deserto e che spacca tutto, probabilmente all'inizio non era una metafora, era la rappresentazione di un dio guerriero. 30 secondi. Ma è chiaro, perfetto, ma è chiaro che a livello degli ultimi editori, che per me sono quelli che ci hanno fatto la Bibbia, che leggiamo noi, che sono tra l'epoca persiana e l'epoca ellenistica, non hanno cancellato, essendo letteratura di tradizione, neanche i frammenti ancora politeistici che hanno nel loro testo, ma è evidente che li intendono in metafora. Allora, io traduco così il verso 1 del Salmo 82. Elohim è presente nell'assemblea di El. Io credo di sapere che il primo Elohim è stato volutamente sostituito al tetragramma per farlo più monoteista. Cioè in epoca persiana, per non dare l'impressione che quando si parla di Adonai stiamo parlando del nostro Dio nazionale di provincia, ma ormai parliamo dell'unico... Comunque,
Elohim, plurale grammaticalmente, ma è pieno di plurali singolari nella Bibbia ebraica, lo sanno tutte le grammatiche, un Elohim è presente nell'assemblea di El, cioè nell'assemblea degli dei, in mezzo agli Elohim giudica, cioè va a dimostrare che è il più autorevole degli dei. E alla fine dice degli altri: siete dei, tutti figli di Elion, il capo del Pantheon, ma voi morirete e io no. Allora, così lo leggo io martedì mattina in un corso di teologia dell'Antico Testamento. Credo di aver letto quello che è scritto. Poi uno può dire: questa è la propaganda di qualcuno che si è inventato che il suo El di provincia è l'unico Dio monoteista. Io dirò: credo sia la remota voce di Dio che mi interpella anche così. Ma questo lo lascio in secondo piano. Se discutiamo di come si legge, ecco, io credo che si debba leggere così. Ho finito. Qui non è questione di essere intellettuale o non intellettuale. C'è un tasso, specialmente oserei dire nel mondo cattolico, non in quello protestante, c'è un tasso di estraneità di quel testo che non si sa tenere in mano, che di quel testo si può dire tutto quel che si vuole, altro che le metafore e le allegorie. E ciascuno lo prende come se fosse una parola, mentre invece la Bibbia è fatta per misurarsi con essa, per fare i conti con essa. Non è un'agenda turistica. E certo non parla di calcio. Allora dunque, io direi che su questo discorso la metafora, l'allegoria è tipica del linguaggio umano, anche che più sensibile. Se io dico ad esempio che sto parlando e gli argomenti scorrono lisci, adopero subito una metafora. Nel linguaggio comune e corrente, la metafora è parte costitutiva della comunicazione. Quindi io darei per scontato che nella Bibbia, che è un libro ricco di comunicazione, ricchissimo di comunicazione, ci siano delle parti della Bibbia soprattutto, ma direi complessivamente, la Bibbia intera è fatta per comunicare, è fatta per comunicare qualcosa di fondamentale, servendosi di qualcos'altro che serve come passaggio per comunicare questo qualcosa di fondamentale. Che cosa vuol comunicare fondamentalmente la Bibbia? Vuol tentare di porre Dio a fronte dell'uomo e l'uomo a fronte di Dio, per quel tanto che si riesce a intuirne la presenza all'interno della storia, in questo caso specificamente per il Primo Testamento, il popolo ebraico, ma non solo. Allora, dentro questo io so che mentre mi sta parlando di eventi, di fatti, magari di cronaca, di quel tempo, io so che l'intento fondamentale è un altro. Quindi quando io cerco un senso allegorico all'interno della Bibbia, lo cerco perché capisco che mi vuol dire quella cosa importante lì. Il senso della Bibbia non è informare sulla successione dei re di Israele, è per, attraverso quelle vicende, lanciarmi un messaggio più profondo. Si tratta però, a mio modo di vedere, di presupporre che bisogna sempre partire da un significato che è la lettera, poi eventualmente vedere se la lettera stimola qualcos'altro. Ad esempio, mi permetto qui di interloquire con chi mi ha preceduto sulla famosa prima pagina di Genesi, no? Beh, a me francamente vi dico dal momento che mi interessa moltissimo questo, sono molto interessato come questa prima pagina l'aprirebbe un cinese, non un cinese acculturato che ha esagerato in Europa, delle metropoli, ma il cinese con la sua cultura millenaria, apre quella pagina, un'altra cultura completamente diversa, apre e legge. Ma questo lo so per esperienza. Qual è lo shock anafilattico? Sono due culture completamente diverse. Se non decodifichi, non fai entrare in qualcosa che è diverso da te, tu inesorabilmente traduci quella lettura di quel testo di un'altra tradizione, la leggi secondo le regole della tua tradizione. Quindi il senso letterale diviene, fai dire al testo quello che per te, nella tua cultura, è evidente. Dovessi dire qui una delle cose che avevo preparato con, diciamo, con, ma richiederebbe un sacco di tempo. Allora, il nostro Occidente si è abituato ad un modo di leggere letteralmente la realtà che è fortemente storicistico e razionalistico, e a quello crede. Ma questo non è condiviso da altre culture che ritengono che il discorso letterale più importante è su un altro livello. Ad esempio, se io dico che tutta la cultura tradizionale hindù non ha storici, perché la storia è fenomeno, non è quella che dice la realtà vera. La cosa che conta veramente non è
la storia, la... ma nell'Occidente non si può dire questo. Noi abbiamo avuto 3 secoli di critica feroce, testuale, letterale, storica, di confronto, contraddizioni, test, documenti, lapidi. Questo richiederebbe veramente quella che oggi i grandi ricercatori del senso letterale della Bibbia hanno catalogato ormai nel giro di 150 anni 4 livelli di critica e autocritica del modo di appoggiarsi alla scrittura per conoscere, il modo con cui appoggiarsi alla scrittura senza imporre criteri di una razionalità che sono tipici di una cultura, ma non sono la parola. Allora, rapidamente dico su Genesi, così intervengo con una piccola puntualizzazione. Ritengo che però, quando fu scritto Genesi, si aveva un certo livello di conoscenze. Il mondo si giudicava con quello strumento scientifico, questo vale anche per Galileo, con lo strumento scientifico che erano gli occhi, il tatto, i sensi, cioè. Non c'era altro strumento scientifico, ed era uno strumento scientifico. Quindi accusare di non scientificità le epoche che non avevano ancora la possibilità col cannocchiale dello strumento intermedio nuovo vuol dire giudicarle con un criterio diverso rispetto a quello che aveva. Con gli occhi il Genesi mi dice l'universo in un certo modo. E il modo qual è? È un insieme di oggetti che stanno su appesi ad un concavo metallico particolare, eccetera, eccetera. È un tipo di spiegazione. Ma quel senso letterale non è fatto per dirmi che devo imparare la scienza in quel modo. Lo dà per scontato con le conoscenze del tempo. Ciò che mi vuol dire invece è che quelle cose sono, come dicevo giustamente prima, sono cose, non sono dei, perché ciascuna di quelle cose che vengono appese lì nel mondo circostante erano dei, sole, luna, stelle, astri, eccetera. E invece sono cose, sono come dei pendagli, a partire dalla scienza del tempo. Grazie. Siamo al terzo quesito, tralasciando il tema spinoso delle diverse interpretazioni. Vi chiedo ora se esistono traduzioni bibliche che non sono condivise da tutti e se ci sono, quali sono le traduzioni più contestate o contestabili? Ma allora, per evitare ovviamente delle discussioni che sarebbero intanto non fattibili in tempi come questi e che si protraggono da tempo, per esempio prima si parlava del plurale degli Elohim, eccetera, quindi no, diciamo non fa parte della domanda perché lì il tema è molto, molto interessante, ma non fa parte della domanda perché non è una traduzione contestata o contestabile, sarebbe veramente, lì è una chiave di lettura, anche grammaticale, eccetera, con tutta una serie di esempi ben precisi, eccetera. Ma ci sono delle traduzioni che sembrano palesemente non vere. Potrei fare tanti esempi, per esempio non so, dei verbi che al plurale vengono tradotti al singolare quando non ce ne sarebbe apparentemente bisogno, tipo Genesi 20:13, Genesi 35:7, Genesi dove appunto si dice che ad Abramo si sono presentati degli individui, il verbo in ebraico è al plurale, in italiano viene tradotto al singolare, mentre altri verbi al plurale vengono tradotti al plurale. E questo darebbe l'idea del fatto che quelle traduzioni tendono a far credere che lì si parli del Dio unico, universale, insomma del Dio del monoteismo. C'è per esempio una traduzione, e questa invece la cito perché, come dire, la documentazione non è soltanto mia, perché se lo dico io mi rendo conto che vale poco, ma cioè, lo dico veramente, non è una battuta, lo dico veramente perché sono consapevole. Per esempio, non so, in Genesi 17, quando Dio, diciamo così, l'Elohim si presenta ad Abramo e gli dice: io sono Dio l'Onnipotente. Ora in ebraico c'è il Shaddai. E Shaddai viene tradotto con onnipotente. Ogni volta che c'è nella Bibbia, viene tradotto, poche volte, ma viene tradotto con onnipotente. Ora, nella Bibbia di Gerusalemme, in nota, c'è scritto che la traduzione con onnipotente è inesatta. Perché in realtà potrebbe significare o traduciamo pure El con Dio, va bene, così non introduciamo discussioni inutili, o Dio della montagna, o meglio ancora, Dio della steppa. Ora, visto che nella nota della Bibbia di Gerusalemme c'è scritto che non significa l'Onnipotente, io mi chiedo perché in questo momento nel mondo si stanno stampando Bibbie dove ci sarà sicuramente scritto l'Onnipotente?
perché nessuno ha nulla da dire su questo quando si sa che non vuol dire onnipotente? Io mi rendo conto, cioè il perché lo so, perché è chiaro che se nella Bibbia si scrive El della steppa, e prima il dottor Garrone diceva giustamente, no? Questo El, questa visione di questo El dei deserti, eccetera. Se si scrive El della steppa, i fedeli, come dire, quantomeno una domanda se la pongono. Come dice questo che è Dio, si presenta come Dio della steppa, il che vuol dire che non è il Dio delle montagne, non è il Dio delle acque, non è il Dio, ma è il Dio della steppa. Ora, dico però, quella è una traduzione all'interno della, per la quale la stessa esegesi domenicana dell'École biblique di Gerusalemme dice che è sbagliata. Ma si sa e si continua a scrivere così. Poi ci sono i verbi che significano, per esempio, l'angelo che se ne va camminando e viene tradotto scomparve, sparì. C'è, insomma, altri verbi, altri, insomma, che so, l'angelo cosiddetto, insomma, Gabriele, che si presenta a Daniele e che nella Bibbia si è scritto arrivò volando leggermente. Ci sono i dizionari di etimologia ebraica che dicono, per la radice ebraica, arrivò essente affaticato di fatica. Ripeto, però questi qui magari si potrebbero per le radici, ecco, ma l'onnipotente è scritto che si sa che non vuol dire quello, invece si continua così. Ecco, queste sono le cose sulle quali secondo me sarebbe interessante e utile intervenire per dare un pochettino più di un pochettino più di chiarezza. La validità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Ogni traduttore sa bene di non poter essere totalmente fedele rispetto al testo originale. Ci sono numerosi elementi nel passaggio da una lingua all'altra, per quanto il traduttore possa essere capace, sono irrimediabilmente perduti, come il numero delle parole presenti in originale, oppure la resa dei termini ambigui, che in ebraico sono uguali, mentre le traduzioni risultano differenti, giustamente. I maestri di Israele riconoscono nell'ebraico una serie di caratteristiche uniche che giustificano la sua scelta come lingua della rivelazione. Per questo, per esempio, considerano la traduzione dei 70 come una disgrazia per l'umanità, visto che in quella traduzione redatta da ebrei, oltre ai problemi di qualsiasi traduzione, era stata effettuata anche un'operazione di mediazione culturale, perché certi aspetti presenti all'interno del testo non sarebbero stati comprensibili per un pubblico di lingua greca. La tradizione cristiana, per esempio, deriva alcuni aspetti fondamentali dalla traduzione dei 70, ad esempio Isaia 7,14, dove si parla della Almade, la giovane che nei 70 diviene parte, su una vergine, che partorisce un figlio. Traducendo vergine in Isaia, come in molte traduzioni avviene, pertanto si vuole evocare la nascita di Gesù. Ma per la Bibbia c'è un aspetto ulteriore da tenere presente. Il testo originariamente non era vocalizzato. Sia la vocalizzazione, che la divisione in versi, capitoli, cioè tutto quello che vedete nelle edizioni a stampa moderne, derivano dalla tradizione. Il testo non vocalizzato, a sua volta, genera senso. La tradizione serve a fissare dei termini ambigui che, per via della mancanza della vocalizzazione, possono essere letti in modi differenti, ma al contempo genera nuovi significati attraverso l'interpretazione dei maestri. La stessa considerazione riguarda la punteggiatura, che originariamente non era presente. Spostare una virgola all'interno del testo può cambiare radicalmente il significato. Pensiamo ad esempio a Isaia 43, il testo ebraico recita col cuore Bamidbar, no? Dove sta la virgola? Possiamo intendere questa frase come una voce chiama nel deserto, virgola, preparate le vie del Signore, oppure una voce chiama, virgola, nel deserto, preparate le vie del Signore. E qui dove mettiamo la virgola è importante per capire di che cosa stiamo parlando. E in ambito ebraico, i masoreti, in modo particolare quelli della scuola di Tiberiade, hanno fissato il testo nel modo in cui ci si presenta oggi. È molto significativo che quello che si chiama in italiano scritture, in ebraico si chiama mikra, si chiama lettura. Le traduzioni della Bibbia, in particolare quelle aramaiche, sono considerate già una prima interpretazione del testo. Alcune di esse, ad esempio il Targum Onkelos, è molto corretto, cioè cerca di rispettare il numero delle parole, per esempio, però fa delle operazioni di tipo intellettuale, ad esempio decide di eliminare gli antropomorfismi dal testo biblico, il che va bene, basta essere consapevoli di quello che abbiamo davanti. Altri si spingono oltre, ad esempio se pensiamo al Targum Yonatan, altra traduzione aramaica della Bibbia, troveremo già degli elementi all'interno del testo che sono in realtà estranei.
In italiano l'unica traduzione completa disponibile in commercio fatta da ebrei e dall'ebraico è quella curata dall'Assemblea dei Rabbini d'Italia, perché vince edizione della Giuntina, tradotta dall'ebraico con testo a fronte e promossa dal rabbino di Torino, Dario Di Segni, che è scomparso una cinquantina d'anni fa, che ha impegnato il rabbinato italiano per quasi un decennio, proponendosi come obiettivo quello di rendere fedelmente il senso letterale del testo. Questa traduzione è ampiamente utilizzata al giorno d'oggi. Un esperimento interessante negli ultimi anni è stato fatto qui a Milano da Moshe Levi, che ha tradotto il Pentateuco, integrando nella traduzione il commento di Rashi, ma chiaramente, vista la natura dell'integrazione, lo scopo principale dell'opera non era quello di riportare il senso letterale, ma un altro. L'importante è sapere cosa abbiamo davanti ai nostri occhi. Riguardando la traduzione della Bibbia, soprattutto le traduzioni che possono essere contestate, sono d'accordo con Mario che tante volte esistono incomprensibilità nei testi e soprattutto anche esistono degli errori fatti, ma non tante volte volutamente, un'interpretazione diciamo letterale di un traduttore che ha fatto la Bibbia. E su questo aspetto possiamo vedere tantissimi, diciamo, errori grammaticali e dal plurale al singolare, dal singolare al plurale, come diceva Mario, nella Bibbia, e questi si possono assolutamente mettere a discutere e si possono analizzare in base, diciamo, a degli esperti teologici, anche diciamo anche uomini di scienza, ma anche traduttori come Mario e come tanti altre persone che possono fare delle traduzioni, visto che Mario ha fatto Mauro, già Mauro. Ma scusate Mauro, e ti ho battezzato, ti devo dare un agnello a Pasqua. Scusatemi. E dunque la traduzione della Bibbia tante volte nasce e dà interpretazioni sbagliate. Per esempio, vi do stamattina, oggi dopo la messa sono venute delle amici che non li vedo, magari sono qua, sono venuti in chiesa, eccoli in fondo lì, e li spiegavo, per esempio, vi do un esempio. Juan ha visto la Madonna, diciamo così. Arriva dopo di me uno e dice: ma cosa voleva dire questo? Ma non è Juan, è io e Giona. Vedere la Madonna. Cosa vuol dire vedere la Madonna? Vuole vedere, ha visto la Madonna, vede la Madonna. E lui dice: Giona vuole vedere la Madonna. Arriva un altro e dice: ma che cavolo sta scrivendo questo qua? Che non ha nessun senso. Se tu guardi il testo sopra e sotto non ha nessun senso. Allora va a vedere i testi originali e dice: no, e non è Giona, questo è Giovanni in latino, Giovanni, Ioan, Ioannis in greco. Giovanni ha visto la Madonna, ma no, arriva un altro, dice: Giovanni vedrà la Madonna. E dunque vedete, la traduzione va molto lontano dall'originale. Per esempio, Aristotele, 300 anni prima di Cristo, no? La più recente traduzione, l'anno 1100 dopo Cristo, un intervallo di tempo di 1400 anni. Dunque vedete, anche soprattutto i testi di Aristotele tante volte sono stati contraffatti o tradotti male. Per esempio Tacius, anno 100 dopo Cristo, e un'altra traduzione anno 1100 dopo Cristo, una differenza di 1000 anni dell'originale alla traduzione. Dunque in questi 1000 anni si possono perdere i sensi delle parole, ma io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mario, che tante volte si devono rivedere i testi biblici, e abbiamo qua un nostro amico che sta rivedendo, diciamo, stanno rifacendo la traduzione della Bibbia protestante. Per esempio, nella mia lingua rumena la Bibbia è molto incapace da essere letta,
perché usano ancora termini molto arcaici e la Bibbia in rumeno tante volte è abbastanza difficile anche per me, che sono teologo e sacerdote, capire i testi, soprattutto anche le parole che non si usano più. Dunque si fa rivedere un testo che tante volte si perde il senso della parola come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Allora, prima parte potrei intitolarla "Stiamo tranquilli", ecco. Nel senso che le traduzioni della Bibbia in italiano, perché la domanda mia parlava delle Bibbie che abbiamo nelle nostre case, insomma, abbiamo, a meno che abbiamo qualche Bibbia strampalata, insomma, normalmente se prendete la prima o la seconda edizione della CEI, una delle Bibbie riveduta, nuova Diodati, eccetera, eccetera, la nuovissima edizione delle traduzione delle Paoline, che intanto è diventata vecchissima perché era degli anni 70, ma adesso ne stanno rifacendo un'altra col testo a fonte e delle note filologiche, per i volumi che ho visto, eccellente, dico stiamo tranquilli che sostanzialmente tutte traducono il testo senza introdurvi chissà che cosa d'altro, con però dei problemi che dopo vi farò vedere. Certo, ogni tanto a mio avviso c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini di certi passi dell'Antico Testamento, ma farò degli esempi, non è che ci mettono Gesù, però si capisce che l'autore è un pio cristiano e quindi potendo scegliere tra due termini, nella CEGI c'è anche qualche nota, diciamo così, però sostanzialmente potete fidarvi, tanto più che quei casi in cui appunto siamo ormai tutti abbastanza avvertiti per che ci venga il dubbio. Io però voglio parlare di altre cose. Uno, noi non abbiamo a oggi una edizione critica dell'Antico Testamento, c'è per il Nuovo Testamento alla 28ª edizione, non c'è ancora per l'Antico, cioè traduciamo tutti da un manoscritto della famiglia Benasher chiamato B19 perché sta alla biblioteca di Leningrado, semplicemente perché è il più antico manoscritto completo del Tanakh che noi abbiamo. Nel frattempo, allora, su alcuni passi ha già detto il Rav che lo hanno vocalizzato i rabbini. Anche qui stiamo tranquilli, perché la vocalizzazione, che è un veicola anche un'interpretazione, è una standardizzazione, ma più di tanto non può cambiare. Cioè non è che con le vocali ti viene un'altra Bibbia, non è che con le vocali hanno tolto Gesù dalla Bibbia e se mettessimo noi le vocali lo introduciamo. A quel punto no. E anzi, nel XVI secolo si discuteva proprio tra grammatici cristiani. Dice le vocali no, perché sono uno strumento dei rabbini per dire la loro. E qualche pio protestante dice no, Dio ha ispirato anche le vocali. I Buxtorf, vabbè. Abbiamo i testi di Qumran, abbiamo manoscritti più antichi della traduzione greca. Le scoperte di Qumran non apportano nessuna rivoluzione sconvolgente. Nel caso di Isaia è vero che ci sono 250 differenze, ma risibili, pochissimi sono i casi. Quindi per Isaia possiamo dire che un secolo o due prima di Cristo il testo consonantico era sostanzialmente quello che ci hanno dato i rabbini. Per Geremia e Samuele, per esempio, si è scoperto che a Qumran c'era in ebraico un testo che assomiglia di più a quello che avevamo col greco della 70, il che vuol dire che prima di Gesù, due secoli prima, probabilmente c'erano due testi ebraici di Geremia, uno più lungo e uno più corto. Sulle traduzioni, io credo che il più grave difetto oggi delle nostre traduzioni sia, uno, di non avere delle note filologiche. Per esempio, ci sono dei casi in cui noi non capiamo bene cosa vuol dire l'ebraico e ci arrabattiamo per tradurlo, magari traducendo con la 70. Vuoi mettere una nota e dirlo? Lo facevano le Bibbie del XVI secolo, non lo facciamo più oggi. Ci sono delle espressioni, ci sono espressioni che si possono legittimamente tradurre in due modi e chi ha a casa due Bibbie o tre le può trovare tutte e due. Vuoi mettere l'altra in nota per evitare al lettore l'impressione? Dice, io ho tradotto così. Altri, cioè si può anche tradurre così. Io stesso potrei anche tradurre così. E vi faccio... 30 secondi. Allora vi faccio due esempi.
in cui sono coinvolte anche le nostre Bibbie. Allora, nel Salmo 51 al verso 7, in tutte le Bibbie, ne ho posto tre pagine di esempi, leggete: nel peccato mi ha concepito mia madre, no, nel peccato mi ha partorito mia madre, nella colpa mi ha concepito. Voi vi immaginate che ci sia la solita sequenza ebraica, normalissima, vatele, vatar, cioè tizia, vatara vatele, rimase incinta e partorì, invertita perché l'orante sta parlando dal punto di vista della sua uscita e quindi dice mia madre mi ha partorito, anzi mi aveva concepito nel peccato. Invece in ebraico c'è scritto espressioni rare, rara la prima, rarissima la seconda. Nel peccato mi ha sgravato mia madre, nella colpa mi ha scaldato. E questo verbo scaldare è usato solo altre cinque volte per lo stratagemma di Giuseppe, che sapeva quando le pecore erano in calore come fargli fare gli agnelli bianchi e neri. Non juventini, erano del toro gli agnelli di Giacobbe, sia ben chiaro. Allora, non vi dico la mia interpretazione, vuoi mettere però una nota che dica al lettore, cioè intanto vuoi tradurre, mia madre mi ha trapartorito nella colpa e mi ha scaldato nel peccato, poi vuoi mettere una nota che è un'espressione insolita, potrei fare altri, quindi sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori delle nostre, imprecisioni delle nostre traduzioni, alcune diciamo di natura teologica, altre volte semplicemente di sciatteria letteraria. Intanto bisogna dire che noi siamo in una condizione storica decisamente favorevole, perché per due ragioni, a me pare, a proposito dei testi. Intanto abbiamo una possibilità di accostamento a codici originali, a letteratura elaborata su ogni rinvenimento anche di piccoli frammenti, che era inaudita nel passato. Quindi questa base documentaria, storica di fondo, e questa tutto sommato, bisogna dire quel che sommativamente dicevi prima, che è, il testo della Bibbia è quello. Ci possono essere delle piccole discussioni, anzi eruditissime discussioni alcune volte, che però non toccano l'assetto complessivo della Bibbia. Così ad esempio, quando si veniva citato prima Qumran, no? Quando si rapportano i reperti di Qumran con i testi che sono giunti attraverso i manoscritti più accreditati, si trovano delle varianti che non inficiano oltre assolutamente il massimo 1,5%, ma neanche, forse lo 0,4-5%, neanche oggetto di discussione. Quindi siamo in una situazione di capacità elaborativa di confronto sul testo, ma c'è subito un'altra ragione anche, che abbiamo una mentalità oggi comunicante dal punto di vista scientifico, per cui nessun traduttore serio oggi, che sia ebreo, che sia cattolico, che sia protestante, si permette il lusso di fare sue interpretazioni senza consultarsi prima con la comunità, diciamo, scientifica, degli esperti. Quindi giustamente io condivido pienamente il fatto, pigliate qualunque traduzione, è ok, salvo forse quelle che sono condotte ideologicamente, cioè che mutano il testo intenzionalmente, e ce ne sono alcune, ma queste sono settarie, eh? Ad esempio quando portano delle spiegazioni tra parentesi dentro il testo della Bibbia, oppure quando volutamente traducono un testo modificando, non scendo su particolari perché è molto odioso senza la presenza di chi è interessato dire chi, però attenzione che lì ci sta un'ideologia, ma è un'altra cosa. È un'altra cosa, è l'intenzionalità che dice che conta più l'idea che ho io che non il testo, e se il testo mi dice qualcosa di diverso, il testo lo cambio, e questa è una violenza, non è assolutamente accreditata dalla stragrandissima maggioranza degli studiosi oggi nel mondo. Volevo però riprendere, approfittando di cose che mi debbo trattare, in base a ciò che sto seguendo io dal punto di vista anche del cristianesimo all'interno di altre culture, devo dirvi un piccolo particolare che può essere forse da questo punto di vista significativo nel contesto che stiamo trattando. Pensate, dunque, i cinesi hanno tradotto la Bibbia, ma non stupiamoci, hanno tradotto già Heidegger, ve lo raccomando, in cinese, ma è una difficoltà grandissima, perché il cinese è ideogrammatico, scrive l'idea, non il suono, ad esempio, di una parola. E pensate voi, per stare giusto all'inizio della Bibbia, in principio Dio creò.
queste tre parole non avevano equivalente in ideogrammi in cinese. Che fare? Ecco, questo è un esempio di come la traduzione può essere onesta in due direzioni, purché sia esplicita e chiara. E oggi mi pare che il modo con cui si traducono i testi ha questa correttezza di fondo, questa onestà di fondo rispetto alla Bibbia. Per cui vale la pena di credere ai testi che abbiamo in mano. Allora, l'esempio Dio. L'ideogramma che pareva più vicino era quello di Tien, quello della piazza Tiananmen, che vuol dire porta della pace celeste. Tien, ma Tien nella visione cinese, quell'ideogramma lì, se tu sbagli l'ideogramma, sbagli l'idea che hai, devi fare l'ideogramma giusto. Quel Tien lì non è il Dio della Bibbia, era il Dio che si poteva confondere con il cielo. Era quel che diremmo noi oggi con linguaggio comune, specialmente delle tradizioni del nord Italia, era un supremo. Ma un supremo che era identificato anche con una parte della realtà, cioè il cielo. Allora che fare? Due possibili traduzioni, oneste, tutte e due, oneste, a carte pulite. La prima era, siccome io ti voglio dire, traduttore, che l'idea che tu hai di Dio come cielo supremo non è l'idea che c'è nella Bibbia, allora io ti piglio il suono di com'è il mio nome, in latino, allora si diceva, siamo nel 600, Deus, siccome monosillabica dal cinese, T, I, S, o S, e ti metto questi suoni qua, ti metto degli ideogrammi con questi suoni. Tu cosa capirai? Capirai questo, che il Dio tuo, quel che ti dico io, il Dio mio non è il tuo Dio, perché è talmente strano che tu non ce l'hai nei tuoi, lo prenderai, io ti consegno questo messaggio, non è il Dio che tu hai quando scrivi cielo. Dio. Ma la seconda traduzione era, adoperiamo degli altri ideogrammi cinesi per spiegare dentro quella parola che il Dio che io ti voglio annunciare è il Signore del Cielo. Allora, adoperando gli ideogrammi cinesi, hanno messo del Cielo, Signore. Questo è ancora il modo con cui oggi i cattolici si chiamano in Cina e sono i credenti del Signore del Cielo, per dire così. Ma è onestà. Stiamo per concludere questa prima parte di domande, poi affronteremo il Nuovo Testamento e la venuta di Cristo, che per i Vangeli si è immolato sulla croce per salvare l'umanità dal peccato originale. Quindi vi chiedo, come sappiamo che è davvero esistito un peccato originale e che le sue conseguenze hanno coinvolto l'umanità intera? Ma dunque il mio pensiero personale, leggendo la Bibbia, ma leggendo anche quella delle traduzioni tradizionali, la Bibbia non parli di un peccato originale, nel senso che non trovo nell'Antico Testamento una colpa che sia stata punita e punita in modo tale da determinare una macchia all'interno dell'umanità. E giustamente dicevano prima gli ultimi due relatori, Tor Garrone e Don Segatti, no, che ci sono delle traduzioni e ci sono delle Bibbie che sono oneste perché mettono delle note. Per esempio, torno alla Bibbia di Gerusalemme, che parlando proprio della cacciata di Adamo ed Eva dal cosiddetto paradiso terrestre, dice testualmente: non si tratta di una punizione per una colpa già commessa, ma si tratta di una decisione preventiva. Sto proprio citando a memoria, poi se volete lo leggiamo. E dice, quindi non va cercato qui ciò che vi è stato letto successivamente. E dice, in particolare, la lettura di Paolo, lettera ai Romani, lettera ai Corinzi, e non va cercato qui ciò che poi è stato elaborato dalla teologia successiva. Cioè, il concetto del peccato originale non va cercato lì, nel senso che è un prodotto di una elaborazione successiva, così almeno è scritto in quella nota, io peraltro, come dire, concordo assolutamente. Pertanto io il problema che si pone è, ovviamente dal mio punto di vista, chiaramente, se nella Bibbia, come a me appare, non si parla del Dio Padre onnisciente, onnipotente, eccetera, 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 e se nella Bibbia non c'è un peccato originale, la domanda, appunto, diceva prima la conduttrice, la moderatrice, no, poi si parlerà di Nuovo Testamento. La domanda è, se manca il mandante, manca il movente. E chi è che ha mandato Gesù Cristo e per che cosa è stato mandato? Quindi questa è la domanda che mi faccio io,
da ciò che mi pare di ricavare ovviamente dall'Antico Testamento. Poi però magari, anzi di questo direi parliamo dopo, però io questo è ciò che leggo, che il peccato originale non c'è. Tenendo presente che leggendo sempre la Bibbia mi pare di capire che, allegoria o verità che sia, Adamo ed Eva non risulterebbero essere i progenitori dell'intera umanità, ma i capostipiti di un gruppo, di una famiglia, di un clan specifico, dico, qualora ci fosse, ma ripeto, secondo me non c'è, semmai il peccato l'avrebbe commesso quel clan, non l'umanità intera, ma insomma questa sarebbe un'altra discussione in più e non la voglio introdurre, ci mancherebbe. Diciamo che secondo me il peccato originale non c'è, con tutto ciò che questo comporta in termini di conseguenze neotestamentari. Io con questa domanda in realtà inizio gradualmente ad eclissarmi per ovvi motivi, insomma, perché diciamo entrando in ambito di Nuovo Testamento chiaramente ho un po' di difficoltà a parlarne, perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. E, assolutamente no. No, ma comunque non ho neanche le competenze, in maniera molto, molto sincera, per cui volendo dare un parere tecnico ritengo di dover sapere esattamente di cosa sto parlando, cosa che in questo caso non sarebbe vera. Però questo testo, cioè insomma, quello di cui parliamo, è un testo che appartiene pienamente alla tradizione dell'Antico Testamento, per cui ne posso parlare e ne parlo volentieri. E per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Ciò che possiamo ricavare è quello che leggiamo all'atto pratico all'interno del testo, cioè vorrà dire le conseguenze che questo peccato ha portato, cioè per cui da una parte la mortalità dell'uomo, cioè questo elemento all'interno del testo, la cacciata dall'Eden, e tutte queste cose comportano un cambiamento di condizione per quanto riguarda l'uomo. Cioè, uscire dall'Eden vuol dire in qualche modo uscire da una certa condizione ed entrare nella nostra condizione storica, nella condizione propria della civiltà, ed un cambiamento all'interno delle caratteristiche fondamentali dell'uomo, cioè l'uomo adesso è consapevole della, appunto, la conoscenza del bene e del male, almeno attenendoci al testo biblico. C'è pure una controdomanda molto provocatoria che fanno i commentatori: ma se l'uomo non conosceva il bene e il male, come fa ad essere punito per il peccato? E come è possibile dire che l'uomo ha peccato? Però secondo me, cioè dando questo tipo di lettura, insomma, che la nostra lettura, insomma, la lettura ebraica di questo brano, ci discostiamo da quello che penso essere il tema, insomma, appunto, che è quello del peccato originale. Nell'ebraismo questo non c'è se non in maniera estremamente velata, cioè c'è scritto che dopo il peccato del bidello d'oro, in qualche modo, il popolo ebraico riacquisisce quella condizione posteriore rispetto al peccato originale, ma si tratta insomma di qualcosa di molto più periferico all'interno della nostra tradizione rispetto a quanto non possa essere invece nel mondo cristiano. Grazie. Quello che diceva Bilino, per non sbagliare di nuovo Mario, lì non sbaglio, riguardante il peccato originale e soprattutto negando l'esistenza del peccato originale, ovviamente non c'è il mandante e non c'è la fine di quello che è praticamente per quale motivo Gesù è venuto e morto sulla croce. E giustamente ci mettiamo la domanda, e lì mi faccio appello indietro qualche mese fa, quando ci siamo visti sempre a Milano: se Gesù dovrà morire, se un giorno scopriamo che su altri pianeti esiste vita, e Gesù deve andare anche lì, morire sulla croce e salvare gli altri. Infatti in quell'occasione disse a Mauro e lo dico anche qui, che la morte di Gesù sulla croce, soprattutto, e se noi godiamo i testi dell'Antico Testamento, le profezie, e qui entriamo in un certo di contrasto con l'ebraismo, perché per noi, soprattutto per i cristiani, Gesù è il Messia. Per gli ebrei non è il Messia, anzi non è mai stato, è il falegname,
morto, ucciso dai romani sulla croce per la colpa che avrebbe detto che il figlio di Dio. E la cosa importante e interessante è che Gesù non l'ha mai detto che il figlio di Dio. Lui non l'ha mai detto. Infatti, quando lo interrogano, tu sei il figlio di Dio? Lui dice, tu lo dici, non lo dico io. E vedrai il figlio dell'uomo venendo sulle nubi a giudicare i vivi e i morti. Il peccato originale, alla fine, cos'è? Perché ci mettiamo sempre questo punto, no? Il peccato originale è la disobbedienza. Per esempio, vi faccio un esempio, mi piace sempre fare gli esempi. C'è un signore che ha un grande patrimonio e ha due figli e dice a tutti e due i figli, guardate, questi miei averi li dovete spartire in due, una a te e una a te. Uno che è un po' intelligente dice, vabbè, mi faccio forte, quando muore il papà allontano l'altro fratello e mi piglio tutto, e così succede. E dunque ha commesso una disobbedienza a un desiderio del papà. E questo, i beni, tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che ha guadagnato, va avanti per settime generazioni, fino a quando a un certo punto i figli di quello, diciamo, i pronipoti del fratello lasciato in disgrazia, dice, ma ascoltate, andiamo indietro a guardare un attimo i documenti, no? E anche il testamento. E vediamo e cerchiamo di riscattare questo blasfemo atto che è stato fatto dal fratello del nostro Ava, del nostro del padre. E dunque, ecco, il peccato, la disobbedienza, esiste. Dunque tutta una generazione rimane nella disgrazia di non avere praticamente degli averi, di quello che ha lasciato il papà. Dunque esiste un peccato. Perché è morto Gesù? Gesù è morto sulla croce. Se noi guardiamo il capitolo 53 di Isaia, quanti di voi l'avete letto? Isaia 53. Il testo che abbiamo noi è molto conforme a quello scoperto a Mar Morto a Qumran. Dunque è lì, è, diciamo, che i nostri fratelli ebrei diciamo non sono molto d'accordo sui testi di Isaia, non che non sono molto d'accordo, ma non vedono la messianità di Gesù in questo testo. Nel testo di Isaia 53, disprezzato e rietto dagli uomini, uomo del dolore, che ben conosce i patire, il mio leggere italiano è abbastanza faticoso, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non aveva alcun stima, eppure egli si è caricato dalla nostra sofferenza e si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per la nostra iniquità. Il castigo che ci dà salvezza e ci si è abbattuto su di lui. E dunque tutto questo, vedete, alla fine Gesù è venuto per riscattare che cosa? La nostra disobbedienza. Ecco perché io mi ritrovo nel Gesù morto sulla croce, mi ritrovo e scopro un atto veramente di amore, ma di amore profondo per tante generazioni di persone che verranno. E la sua morte sulla croce e la resurrezione, che noi cristiani crediamo, è universale e dunque vale per tutti e per tutto. E credo che il punto comune si può scoprire più avanti anche con i fratelli ebrei, perché alla fine non siamo, come diceva Mauro una volta, che siamo dei ladri che abbiamo rubato i testi agli ebrei e dice, ma questi qua cosa vogliono da noi? No, non abbiamo rubato niente, perché il giudeo cristiano conserva la fede di questi padri, e il padre soprattutto dell'unico Dio, che è il nostro Dio, diciamo, monoteista, degli ebrei, dei cristiani e degli islamici. Allora, tra Genesi 3 e Romani 5,12, dove l'Apostolo Paolo dice
che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza, e anzi uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea, cioè di un atto di decadenza, di un fallimento iniziale dell'umanità che poi l'avrebbe sempre caratterizzata, dove lo trova in Genesi 3, dove, se ve lo leggete a casa, una delle cose che mi ha sempre più colpito è l'atteggiamento di Dio, che alla fine non sembra drammaticissimo. Cioè, dice, va bene, sono diventati come uno di noi, se stanno ancora nel giardino possono prendere l'albero che li rende oltretutto mortale, mandiamoli via, ma si preoccupa persino del fatto che loro si vergognano di essere nudi e li copre. Cioè non sembra appunto una reazione apocalittica. E in effetti noi oggi leggiamo questi testi come un racconto eziologico, cioè un racconto per rispondere alla domanda: ma perché il mondo che potrebbe essere il bel giardino che Dio ha creato, in cui, se leggete quella pagina, c'è un bel articolo scritto anni fa da un collega inglese, Intimacy and Alienation, cioè in Genesi 2 c'è intimità, cioè Dio che passeggia. Al ponentino Dio passeggia la sera nel giardino e Adamo ed Eva non si vergognano e non c'è inimicizia con gli animali e non c'è ancora il maschilismo, per cui quando Dio porta il prototipo ad Adamo dice: ah, questa volta sì che ci siamo, eccetera eccetera. E invece tutte quelle relazioni in Genesi 3 vengono alterate, si nascondono da Dio, si vergognano di essere nudi, Adamo diventa un Baal, un marito autoritario, nonostante c'è il parto con dolore, non è più questa specie di uomo del Rinascimento che fa lavori manuali, ma anche comanda il giardino e anche fa lo scienziato perché dà il nome agli animali, ma è uno che si deve spaccare la schiena, eccetera. Ecco. Letto sullo sfondo dei miti, dei testi babilonesi, è un tentativo di dire: ma nell'andamento del mondo, cioè la disarmonia e la fatica del vivere, e se fossero colpa nostra? Cioè, e se fosse, dipendessero dal fatto che noi non ci accontentiamo di essere quello che siamo, non sappiamo attenerci ai nostri limiti? Potremmo pensare alla categoria moderna del limite fondante in psicologia. Ci sono dei limiti che ti aiutano, eccetera, eccetera. Cioè, la fatica e l'ambivalenza e l'ambiguità del vivere dell'umano non sono un destino che gli dèi hanno deciso, ma c'entriamo anche noi, è anche roba nostra. Vabbè. Il problema è che noi non possiamo né validare né falsificare il cristianesimo appunto facendo delle equazioni, perché tra Paolo, l'apostolo, e Genesi 3 c'è tutta una riflessione ebraica che non è diventata canonica, ma questo non vuol dire niente per me, per il breve discorso che voglio fare. Cioè, già nella Bibbia ebraica, ma poi successivamente in ambito ebraico, ci si accorge che la visione deuteronomistica, diciamo, tu sei libero, ti ho messo davanti il bene e il male, scegli il bene onde tu il bene onde tu viva, eccetera eccetera, non basta. Perché il male seduce? Perché, pur sapendo che una cosa è male, si viene voglia di farla? Cioè, perché il male nel mondo sembra di essere qualcosa di più complicato che la semplice somma dei nostri fallimenti, delle nostre nevrosi, delle nostre inettitudini, eccetera, eccetera? E allora, perfetto, per esempio nel libro dei Vigilanti, che è uno scritto le cui tradizioni sono coeve a parti della Bibbia, ci si inventa una rivolta di angeli, c'è anche poi nel Midrash, che vengono per punizione cacciati sulla terra, cioè hanno fatto disordine in cielo e vengono cacciati giù, e loro per vendicarsi insegnano a fare il male agli uomini. Allora, queste qui sono storielle
potremmo stoltamente pensare, che ci fanno sorridere, ma hanno la stessa valenza della filosofia di Platone, cioè sono un modo di dirsi, di chiedersi, ma il male nel mondo è semplicemente la somma dei miei errori o c'è un problema del male? E qui mi fermo per i 30 secondi, ma loro sono andati avanti. E allora Gesù è una delle voci che presuppone, le varie interpretazioni della morte di Gesù presuppongono questo drammatico dibattito intra-ebraico e non solo sulla realtà del male. Allora, letto così voi capite che è molto più semplice che il catechismo ti dice Genesi 3,15 più Romani 5,12 a posto, oppure siccome non funziona quella coppia lì abbiamo risolto il problema. No. Io direi questo. Tendenzialmente, facendo un bilancio, adesso mi metto nella tradizione cattolica, facendo un bilancio di come si è sommativamente elaborato il concetto di peccato originale, cosa si è detto, le conseguenze, perché penso poi ad alcune cose molto tristi, no? Si è detto che chi era in sola condizione di peccato originale sarebbe stato destinato all'inferno, quindi a rigore qui si è giocato sul destino di, diciamo, di milioni, di miliardi di uomini con una leggerezza. Ecco, io direi che in questo caso, io lo ammetterei ciò, la teologia, alcuni filoni della teologia cattolica hanno esercitato, diciamo pure, attraverso la questione del peccato originale, e qui mi collego proprio al punto di partenza di noi oggi, un maneggio su Dio fuori misura. Hanno cercato di decidere il destino dell'umanità con una leggerezza mentale che è preoccupante, è preoccupante. Questo da fare attenzione, perché si fa in fretta a trarre delle conclusioni logiche che poi finiscono per essere delle catene su Dio, eh? Incatenano Dio, bisogna fare attenzione, eh? Perché si sconfina sul terreno che si è detto prima, ripetuto tante volte, che non abbiamo una certezza dominativa su Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ma qui però si sono evocate, dice, una galassia di cose, no? Intanto direi che è vero, dietro queste pagine si è inserito dentro la questione di queste pagine di Genesi, si è inserito l'interrogativo, uno dei più cocenti interrogativi che mai esistano, no? Ma il male da dove viene? Pensate che una figura così straordinaria dal punto di vista intellettuale e anche come acutezza, no? Spirituale, qual è Sant'Agostino, su questo è rimasto attanagliato per buona parte della sua vita. Lui era da giovane, e da giovane prominente professore di eccetera eccetera, era manicheo, diceva quindi che il male ha una consistenza paritetica di divinità con Dio, Dio del bene, Dio del male. Questa era una spiegazione che lui ha cercato di superare attraverso, ecco, io dico, lo semplifico molto perché il suo pensiero è complesso, anche se in alcuni punti molto, molto dangerous, cioè molto, molto rischioso. Allora, ha tirato, al posto di fare due divinità, creando una rottura del concetto di unico Dio, non è possibile che siano due divinità. Il male si può concepire prevalentemente solo come esclusione di bene, non puoi definire il male in senso oggettivo, è solo l'esclusione di bene. Ha attaccato all'uomo la responsabilità del male in un modo potentissimo e l'ha attaccato con tutta una serie di conseguenze che si prendevano l'abbrivio proprio dal testo di Genesi, e quindi il peso del peccato originale che si è gravato sull'umanità con una responsabilità che dovreste. E poi qui si sono innescate, ripeto, alcune teologie che sono veramente state anche molto a rischio. Provo a dirne una. Guardate il nostro grandissimo Dante. Dante come pone la questione della morte di Cristo in croce? E lì poi vorrei dire qualcosa su Gesù Cristo a questo proposito, letto in chiave di rapporto al peccato originale. L'anticipo, perché tanto vedo che c'è la che è imminente il silenzio. Dunque, allora, Gesù Cristo è venuto innanzitutto per annunciare la buona novella, non per pigliarsi col peccato originale. Poi però è anche stato redentore, cioè ha assunto su di sé una parte fondamentale del male del mondo. E qui ci sarebbe da evocare un rapporto che oggi non siamo qui in grado di adempiere perché non abbiamo una presenza là
che su questo argomento sarebbe assolutamente urgente oggi, e cioè la quarta sura al versetto 156 del Corano nega che veramente, se la piglia con i giudei tra l'altro, dice: voi giudei avete questa colpa, avete detto che avete crocifisso Gesù Cristo, mentre invece non l'avete crocifisso in realtà, perché Dio lo tirò via per sé, lo elevò a sé, e Dio è onnipotente, o come dice in un altro passaggio, quando inganna è più ingannatore di chi inganna. E voi avete creduto di ucciderlo, ma egli in realtà è trasfigurato, perché non è possibile che egli abbia patito la croce, perché il profeta non può essere abbandonato da Dio, mentre invece il cristianesimo crede che il Signore abbia redento questo male del mondo, anche specificamente attraverso la croce, cioè assumendo il male ma non infliggendolo. E qui un tasto delicatissimo attorno al concetto di Dio e dell'onnipotenza di Dio. Comunque, per chiudere il discorso, io penserei questo, che forse i filoni entro cui si può andare, ripensando anche criticamente, mi metto nell'ottica cattolica, ripensando criticamente ciò che è stato sovraccaricato attorno a questi testi e attorno alle idee che si sono costruite su questi testi, bisognerebbe ritornare a quello sguardo sereno che c'è nel Nuovo Testamento, cioè è quello che a ciascun giorno la sua pena, a ciascuna epoca storica, a ciascun uomo, a ciascuna coscienza si porti il peso delle sue responsabilità. E questo certamente è collegato con responsabilità che mi legano ad altri, ma staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico di peccato. Cioè uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Mi fermerei qua. Grazie. Posso dire una semplice cosa? Dopo andiamo a prendere il caffè. Un bambino va dal prete riguardante il male. Guardate che è molto bella questa. Un bambino va dal prete a confessarsi, era Epidepcinin, come si chiama a Milano. E allora va lì e dice: tu che peccato hai fatto? E lui dice: non nessuno. E dice: sei sicuro? Non hai fatto nessun peccato? E lui dice: no, nessuno. Hai rubato? No. Ma sai cosa vuol dire rubare? No. Allora ti spiego io. Rubare vuol dire: non sei mai andato dal tuo papà quando dormiva a prendere i soldini che sono nella tasca? E il bambino dice: non l'ho mai fatta, ma buona idea. Allora ci fermiamo per una breve pausa.